Ben ritrovati da Giuseppe Tamponi, ci troviamo a Cagliari, al Poetto, siamo allo stabilimento balneare del Lido in occasione di un incontro di appassionati di auto d'epoca. Abbiamo qui una bellissima auto che fa da vetrina in questo posto elegantissimo, la macchina è molto elegante, si tratta di una Lancia Aprilia trasformabile del 1938, una bellissima macchina. Una macchina che è sicuramente una delle, tra le più belle auto presenti in Sardegna, una macchina molto conosciuta, è stupenda, è bellissima, sta attirando tantissimo la curiosità degli appassionati e di tutti quelli che oggi stanno frequentando il Poetto, una giornata bellissima e occasione per tante persone di avvicinarsi al mondo, del collezionismo storico. Sono tantissime le auto oggi presenti qui al Lido di Cagliari. Abbiamo una bellissima due cavalli special del 1983. Rappresenta le bicilindriche Citroën che oggi sono presenti in gran numero. Abbiamo poi un Austin Mini 1000 del 1983. Il fascino delle auto British è presente anche oggi. Abbiamo un'altra bicilindrica, una Mehari del 1973, colore vert bambù. E poi abbiamo ancora una stupenda auto, molto rara, una MP Lafer del 1974, un bel colore metallizzato. Abbiamo poi una macchina molto particolare. Una rarissima Citroën LN del 1979, un'auto oggi che si presenta in una livrea particolare perché è un'auto dotata di lampeggiante e vuole ricordare un po' le auto di servizio dei garage Citroën francesi. Infatti porta anche una scritta Citroën Service Garage Demy. Quai de Tanners Nantes, una cosa molto particolare, molto originale, presente oggi in questa bellissima esposizione a Lido. Proseguiamo con la rassegna delle auto presenti oggi a Lido. Abbiamo una Citroën due cavalli Charleston del 1985, una serie speciale nota come Citroën due cavalli B grigia. Abbiamo anche la due cavalli Special del 1987. Abbiamo poi una nuova Giulia Super 1003 del 1977, targa oro ASI. E poi abbiamo una Fulvia Rally del 1967, colore bianco, appartiene a un collezionista, un appassionato. Abbiamo anche una Lancia Fulvia 2C del 1966. Proseguiamo poi la rassegna delle tantissime auto presenti oggi al Lido di Cagliari. Abbiamo una ormai rara Opel Ascona del 1978. Abbiamo anche le BMW, un bellissimo modello di BMW 318, bellissimo colore grigio metallizzato. Abbiamo anche un bellissimo esemplare di Mercedes Compressor del 1997, un'auto molto importante. Abbiamo anche un Alfa 75 del 1988, bellissimo colore metallizzato.
Sono presenti anche le Volkswagen. Abbiamo modello di Volkswagen Maggiolone del 1974. Abbiamo anche un bellissimo e rarissimo esemplare di Opel Rekord C del 1970, una macchina assolutamente rara, ormai introvabile. E abbiamo poi una Mini Cooper del 1995, molto bella, un colore verde metallizzato. Abbiamo ancora una Triumph Spitfire 1500 del 1976, un colore giallo, fa parte anch'essa delle auto inglesi presenti oggi. E poi abbiamo un simpaticissimo Dune Buggy del 1973 di colore rosso. Abbiamo poi una versione rarissima della due cavalli, è una due cavalli particolare perché presenta queste strisce blu sul fondo bianco, le onde sulle fiancate e le strisce anche sulla cappotta. È un modello conosciuto come Transat del 1984, è probabilmente l'unico modello di due cavalli speciale con questo allestimento presente in Sardegna. Immancabili le simpaticissime Fiat 500, sono presenti con una bella rappresentanza dell'associazione Amame di Monserrato. Abbiamo una 500L bianca del 71, abbiamo ancora una 500R del 73, un'altra 500L rossa. E poi abbiamo una macchina molto particolare, un'auto bianchi bianchina cabrio del 1964, un colore verde. Una macchina molto molto originale, molto particolare. E poi abbiamo una 500D del 1963, appartiene a un collezionista, un'auto molto molto rara, molto particolare e molto simpatica. Proseguiamo la rassegna con una Fiat Barchetta colore rosso del 1997. Abbiamo anche le BMW, abbiamo una stupenda BMW Z3 del 96 di colore rosso. Presente anche una bellissima Mazda coupé di colore grigio metallizzato. Occhio alla macchina, dritto così, vai! Grazie.
Degli anni 80 loro che ancora lì. Siamo in compagnia di Sergio, molto piacere, proprietario della Meari che abbiamo appena ripreso, e gli chiediamo qualche impressione su questa manifestazione di oggi, su questo appuntamento di appassionati d'epoca. Bellissima esperienza, la prima volta che partecipo a questo tipo di raduni, è giornata splendida, col mare, il Lido, tanti amici appassionati con le stesse passioni di queste macchine che riusciamo a tenere in piedi e sempre funzionanti al meglio. È un patrimonio che dovremo aumentare e tenere, valorizzare, perché è veramente bello. Spero di poter continuare ancora per molto e parteciperò sicuramente alle prossime edizioni, perché vista la prima mi è piaciuta tantissimo, molto bello, e poi c'è ancora tutto il seguito, c'è il seguito, sempre, certo, sempre bello. Bene, ringraziamo Sergio, gli facciamo i complimenti per la sua partecipazione e per il suo entusiasmo per il mondo del motorismo storico. Siamo in compagnia di Dionigi Marras, proprietario della Lancia Fulvia Rally del 1967, e gli chiediamo qualche informazione sull'auto e qualche impressione sulla manifestazione. Allora, la manifestazione è bellissima, sono contento di essere stato invitato. Per la macchina, è una macchina del 67, come ha detto Giuseppe, restaurata per intero da me personalmente, senza intervento di nessun'altra persona. Un grandissimo complimento a Dionigi, perché questa macchina è veramente spettacolare, ha fatto un lavoro eccezionale, un lavoro che veramente adesso è sotto gli occhi di tutti, perché è ammiratissima. È una macchina, credo che tra le Fulvia sia una delle quelle più belle che ci siano in Sardegna, assolutamente, e poi anche un modello particolare, un modello originale. Io non mi sbilancio a dire questo, lascio che la definizione venga data da altre persone. Bene, ma il pubblico la sta ammirando, e quindi è un grande riscontro, è una grande soddisfazione anche per tutto il lavoro, l'impegno e la grande passione che mette Dionigi partecipando a questi raduni. Grazie Dionigi. Grazie a voi, buon proseguimento. Siamo in compagnia di Fabrizio, proprietario della Mini Cooper del 1995, e gli chiediamo qualche impressione su questa manifestazione, su questo evento di oggi che vede a Lido tante auto protagoniste. Beh, questa è stata una bellissima manifestazione, è stata soprattutto un'occasione per incontrarci tra amici che possediamo queste splendide auto storiche, questi gioielli del passato. È un'occasione anche per mostrare a chi non conosce questo tipo di autovetture che hanno fatto parte della nostra storia, ed è comunque un piacere anche far vedere agli altri quello che è frutto del nostro lavoro, la nostra passione, tenere ancora in piedi queste vetture di altri tempi. Ringraziamo
Fabrizio, gli facciamo i complimenti, è un grande appassionato e dalle sue parole vediamo proprio quanto ci tiene e quanto segue questo mondo del motorismo storico che appassiona tantissimi del mondo delle auto d'epoca, ma anche tanti che si stanno avvicinando. Grazie Fabrizio. Grazie tante Giuseppe. Siamo in compagnia di Alessandra, che ha visitato oggi questa manifestazione. Le chiediamo qualche impressione un po' su questo appuntamento di appassionati di auto d'epoca. Una meravigliosa giornata, sono venuta al Lido e piacevolmente scoperto di questa esposizione meravigliosa. Complimenti. Grazie Alessandra, le facciamo i complimenti, che ha apprezzato, ha visto tutte queste belle auto e la invitiamo a seguire gli appuntamenti degli appassionati dei raduni sul motorismo storico. Grazie. Assolutamente. Siamo in compagnia di Betty, che è venuta oggi a partecipare a questo evento con gli amici delle auto storiche, e le chiediamo qualche impressione, qualche suo parere su questo evento. Allora, senz'altro una bellissima giornata con tante belle auto d'epoca, in un contesto bellissimo, perché qui a Cagliari, davanti al Lido, in effetti con tantissima gente che viene a vedere, insomma, penso che sia una buona riuscita, ecco, della manifestazione. È una bellissima location, molto prestigiosa, molto elegante, certo. Tante persone che, come Betty, hanno partecipato con la propria auto a questo evento. Certo, con una macchina. Una bellissima auto che abbiamo fatto vedere poco fa, la Fulvia 2C, colore grigio. Esatto. E dal suo entusiasmo vediamo che ha gradito venire oggi qui in questa manifestazione con tantissimo pubblico. Senz'altro. Ringraziamo Betty, grazie. Ciao Giuseppe, grazie. Siamo in compagnia di Rita, che sta partecipando alla manifestazione odierna con la due cavalli Charleston bigrigia. Le chiediamo due parole sulla giornata di oggi. Allora, mi ha fatto tanto piacere partecipare a questa manifestazione, sono molto contenta. Siamo venuti con la due cavalli, partecipiamo da tanti anni a questo gruppo, ci fa tanto piacere, siamo onorati. Vedo che c'è tanta partecipazione di pubblico e siamo contenti, ecco. Poi siamo avvantaggiati da questa bellissima giornata, tanto sole, tanto mare, quindi una bellissima giornata. Grazie Rita. Grazie a voi. Una persona qui appassionata a questo mondo delle auto d'epoca e che oggi è protagonista con questa bellissima auto, quindi gli facciamo i complimenti. Grazie, grazie Rita. Ciao Giuseppe. Macchine prestigiose oggi in questa stupenda manifestazione. Abbiamo anche una bellissima Mercedes SL del 1980, una macchina meravigliosa, colore nero, un esemplare assolutamente di primo livello, una macchina che sta riscuotendo un grandissimo successo oggi a Lido. Ed è una macchina molto molto particolare, è veramente un esemplare eccezionale. Abbiamo ancora un'altra macchina stupenda, una Citroën Maserati del 1972, un esemplare eccezionale, una macchina molto famosa, è stata anche una macchina che hanno posseduto personaggi famosi, ha avuto questo esemplare di macchina anche Manlio Scopigno, l'allenatore del Cagliari dello Scudetto, e tra gli altri anche il grandissimo Johan Cruyff. Il Pelé bianco che tutti gli appassionati di calcio conoscono. Un'auto eccezionale, motore Maserati, un'auto che appartiene a un grande collezionista e sta riscuotendo veramente tanto entusiasmo e un grandissimo successo oggi qui a questa esposizione meravigliosa al Lido di Cagliari. Abbiamo un'altra bellissima auto, una Jaguar del 65, quarta serie, un esemplare meraviglioso, un bellissimo colore, un'auto che è un'icona della storia del motorismo storico,
un esemplare eccezionale presente in questa ricchissima e prestigiosa rassegna oggi al Lido di Cagliari, che sta veramente presentando al pubblico uno spettacolo con delle auto che veramente hanno fatto la storia del motorismo storico italiano ed internazionale, e questa ne è la prova, è un esemplare veramente stupendo. Grandissimo entusiasmo oggi in questa meravigliosa giornata di sole a Lido, grande prestigio per le macchine presenti, è stata un'esposizione veramente di primo livello con delle auto assolutamente importanti ed eccezionali, grandissimo riscontro di pubblico, sono stati veramente migliaia di visitatori che hanno visitato questa importante rassegna in questa splendida location. E facciamo i complimenti a tutti i proprietari delle auto che hanno raggiunto oggi il Lido, e ringraziamo anche la direzione dello stabilimento balneare del Lido che ha consentito questa esposizione. I ragazzi e il gruppo Old Car Friends, che abbiamo avuto l'onore di poter filmare anche tanti altri appuntamenti, è un grandissimo successo, un grandissimo riscontro di pubblico e tanto gradimento oggi qui a Lido. Da Giuseppe Tamponi un cordiale saluto a tutti voi e un appuntamento ai prossimi appuntamenti con le auto d'epoca.